riunione obbligatoria per tutti i Pegasus di Ponyville. Ci troviamo alla biblioteca, asino che non si presenterà! Senza offesa. Non c'è problema. Prego, accomodatevi, prendete posto. Oh. Vale anche per te, Fluttershy. Coraggio, andiamo! My little pony, my little pony. Amore sia, sii gentile. Dai, è facile. La magia è insieme a voi, sì. I migliori amici che potrai trovare. Ogni forma di vita viene alimentata nella propria crescita dall'acqua piovana. Ed è compito di Nuvola City far sì che ci siano nuvole cariche d'acqua in ogni angolo di Equestria. Ma potrebbe domandarsi un pony come fa Nuvola City a recuperare tutta quell'acqua? Con la forza del tornado! Proprio così, i Pegasus Pony generano i tornado. Unendo la loro potenza alare, una squadra di Pegasus Pony può dar vita a un tornado jumbo così potente da estrarre l'acqua dai serbatoi locali e incanalarla verso Nuvola City. Ricordatevi, Pegasus Pony, il vostro tornado jumbo deve raggiungere una potenza alare pari a 800 per convogliare l'acqua verso Nuvola City. Così, la prossima volta che vi chiederete da dove arriva tutta quell'acqua, ricordate che... Cosa? Ehi, Spike, ma che succede? Intervallo? Allora, la notizia è questa. Nuvola City ha scelto il nostro serbatoio sull'altopiano come prossima fonte d'acqua piovana per Equestria. Cosa significa questo? Significa che spetta ai Pegasus di Ponyville portare l'acqua fino a Nuvola City. Ma non è finita qui. Spitfire, il capitano dei Wonderbolts, visionerà le operazioni e registrerà la velocità del nostro tornado. L'anno scorso, Philadelphia ha superato il record di velocità con una potenza alare di 910. Ma sono certa che noi faremo meglio. Raggiungeremo una potenza alare che oltrepasserà i 1000. Non vedo l'ora di cominciare. Perciò, ogni Pegasus Pony si dovrà allenare duramente per migliorare la propria potenza alare. È meglio che quella tosse sia dovuta a un popcorn, Thunderlane. Nessun pony potrà ammalarsi. Allora, ci alleneremo tutti duramente? Sì! Diventeremo tutti più forti? Sì! Saremo tutti più veloci? Sì! Al punto da battere il record? Sì! Siete tutti con me? Sì! Fluttershy! Vedi di allungarti meglio, Flitter. Elasticità niente male, Cloud Chaser. Un po' troppa elasticità, Blossomfort. Qualcuno vuol dare uno zoccolo a Blossomfort? Voglio vedere un tratto più spedito, Thunderlane. Buon ritmo, Silverspeed. Continua così. Ci serve tutta la potenza alare possibile per battere il record. Sì! Siete stati in gamba, ragazzi. Tutti quanti a eccezione di te, Fluttershy. Fluttershy, so che sei lì dentro. Ti stai sottraendo al tuo dovere e voglio sapere perché. Avanti, Fluttershy, apri. Ecciù. Ciao, Rainbow Dash. Fluttershy, cosa ti è successo? Oh, io credo di avere la varicella. Mi dispiace, ci tenevo tanto tanto a partecipare all'allenamento di oggi. Non me l'aspettavo che mi venisse la varicella. Ecciù. Oh, povera Fluttershy. Esiste un solo rimedio per quel tipo di varicella? Sì, lo so. Molto riposo. Un po' di acqua gelida e i puntini spariscono all'istante. Lo sai, tutto d'un tratto mi sento molto meglio, decisamente. Ora mi tolgo la vestaglia. Oh, la mia ala. Oh, ai, mi fa tanto male, non penso che... Ti fa male, eh?
Smettila di prendermi in giro, Fluttershy. Abbiamo un sacco di lavoro da fare. Coraggio, dimmi, che cosa ti succede? Beh, ecco, vedi, insomma... Oh, Rainbow Dash, non ce la posso fare, io non riesco a volare! Ma che cosa stai dicendo? La settimana scorsa hai fatto una picchiata strepitosa per salvare quell'uccellino che stava cadendo dal nido. Ma lì era diverso, quella era un'emergenza. Questa faccenda del tornado ha l'aria di essere un'esibizione. Tu lo sai quanto io detesto esibirmi davanti agli altri. Ti ricordi alla scuola di volo? Non riuscivo né a galoppare né a volare veloce con tutti quei pony che mi guardavano. Oh. Beh, non era tanto male. Hai ragione, Rainbow Dash, non era male. Era un incubo! Gli altri puledri mi canzonavano di continuo. Fluttershy, Fluttershy, mai volare tu saprai. Fluttershy, Fluttershy. Non potrei più sopportare di ricevere una simile umiliazione. Adesso smettila, Fluttershy. Non è certo il momento di... Voglio dire, che tu creda in te stessa o meno, io ho bisogno di tutti i Pegasus per poter battere il record, compresa te. È necessario avere tutta la potenza alare possibile. Oh, non credo proprio di farcela, Rainbow Dash. Grazie lo stesso. Aspetta, ti aiuterò. Veramente? Veramente. Ci sei anche tu? Ci sono anch'io. Grande! Cosa fa di preciso questo apparecchio? Questo è un anemometro. Misura l'accelerazione in termini di potenza alare, permettendo così di calcolare il potenziale idrico cumulativo e antigravitazionale. Avete altre domande? Sì. Cosa fa di preciso questo apparecchio? Ti dice quanto voli veloce e quanto sono forti le tue ali. Ah, ok, adesso capisco. Thunderlane, sei stato ancora tu a tossire? Per cortesia, avremo bisogno di un ambiente privo di germi. Non sono stato io, è stata Blossomfort. Non preoccuparti, Twilight. Thunderlane sta architettando il modo per starsene a letto il giorno del tornado. Vieni un po' qui, così facciamo la prima prova di volo, Thunderlane. Dice che la potenza alare è 9,3. Sì! Niente male, niente male. Arrivasse a una potenza alare di almeno 10 entro la fine della settimana, senza dubbio registreremo un nuovo record di velocità. Saremmo i numeri uno! Sì! Impressionante! Fluttershy, tocca a te! No, diglielo tu. No, tu. Ottimo lavoro, Fluttershy. Hai fatto, ecco, 0,5. 0,5? Ma non è come dire meno di uno? Oh! Fluttershy, Fluttershy, mai volare tu. Ah,
sono presi gioco di te e ti viene l'ansia da prestazione, d'accordo, ma non te la starei svignando per questo, vero? Sì! Ma io ho bisogno di te! Mi dispiace, Rainbow Dash, ma mi manca il coraggio, scusami! Grazie, ma ho paura che qualche ghianda non riesca a risolvere il mio grande problema. Ci ho provato, ma avreste dovuto vedere quei pony come ridevano. Sa quanto sia importante avere stima di se stessi. Sì, sì, è come se mi ricordo, il fiume era mosso. E voi avevate paura. Sì, vi ho detto di non arrendervi mai. E di credere sempre in voi stessi. Avete ragione, amici, non devo arrendermi. Riacquisirò fiducia in me stessa e dimostrerò a tutti che so volare anch'io. E più che egregiamente, direi. Decisamente meglio di ieri. Una prestazione incredibile. Batteremo quel record come niente. Cosa ha detto? Ti risulta che parli lo scoiattolese? Che c'è? Guardate. Fluttershy, hai avuto un miglioramento impressionante! Sei stata bravissima, Fluttershy! No, niente affatto! Pensavo di aver superato le mie paure, invece hanno ancora la meglio su di me! Non riuscirò a volare a una potenza alare vicina al 10 domani! Vorrà dire che andrai a una potenza inferiore, ma darai il tuo contributo! Come ti sentiresti se tutti volassero a una potenza alare del 10 e tu soltanto del 2,5? In realtà era solo 2,3... Oh! Beh, mi sentirei... Esattamente! Umiliatissima! Mi dispiace, Rainbow Dash, non ce la posso fare! Tranquilla, Rainbow Dash, hai tantissima potenza alare per il tornado. Porterai una montagna d'acqua a Nuvola City! Vorrei anche riuscire a portare un po' di buon umore a Fluttershy. Ma dov'è finito? È fin dall'inizio che fa di tutto per non ottemperare al suo dovere. Ha finto anche la tosse.
Rumble, dov'è tuo fratello? Ha preso l'influenza piumosa, è andato all'ospedale di Ponyville. Già, e purtroppo non è l'unico. Vediamo un po', con 8 Pegasus fuori gioco per l'influenza. Oh no! Sei preoccupata di non battere il record di velocità del tornado? Non è questo. Temo che la potenza alare non sia sufficiente per creare un tornado tale da portare l'acqua a Nuvola City. Allora, dobbiamo ritirarci. No, certo che no. Dimentichiamoci il record, ma Nuvola City ha comunque bisogno di acqua. Ok, Pegasus, forza, mettiamocela tutta! Al suono del corno, decolliamo! Credi che arriveranno alla potenza di 800? Te lo auguro tanto, Spike. 150 di potenza alare. 250 di potenza alare. 500! Abbiamo superato i 700 di potenza alare! Twilight! Fluttershy! Che cosa sei venuta a fare qui? Pensavo, se non posso aiutare Rainbow Dash col tornado, posso darle il mio supporto morale! Ne ha davvero bisogno, visto che 8 Pegasus hanno preso l'influenza piumosa! Non siete arrivati al minimo di 800 per un soffio. Mi dispiace davvero, Rainbow Dash. Dobbiamo provarci di nuovo! Ma i tuoi Pegasus adesso saranno stremati! Se vi urtaste ancora, qualcuno potrebbe farsi male. Rinuncia, non è prudente. No! Un'ultima volta! Devo essere sicura che ce l'abbiamo messa tutta. Se devo fallire, allora voglio farlo volando! Avanti, Pegasus! Riproviamoci! Sì! Sì! Ok, si comincia. Siamo a 100 di potenza alare. 200. 500. Cercate di mantenere la posizione. Sbattete quelle ali più veloci che potete. Siete a 700. 753 di potenza alare. Facciamo un altro piccolo sforzo! L'acqua sta cominciando ad alzarsi! 795! Ci sono molto vicini! Fluttershy, hanno bisogno anche di te! Non riuscirei a fare la differenza! Tu puoi fare la differenza! Ma il mio misero 2,3 di potenza alare è troppo basso! Non è sufficiente! È fisso a 795! Non so se reggeranno ancora! Fallo per Equestria! Fallo per Rainbow Dash! Fallo per te stessa! Cos'è stato? Credo che fosse Fluttershy! Ce l'ha fatta! Tutti ce l'hanno fatta!
Ce l'abbiamo fatta? Già! Ce l'abbiamo fatta! Tu ce l'hai fatta! Ottimo lavoro, Fluttershy! Sei stata davvero grandiosa! Già! Non ce l'avremmo fatta senza di te! Complimenti, Rainbow Dash! Non avrai stabilito un nuovo record, ma hai dimostrato di avere fegato! Grazie! Ma a proposito di avere fegato, dovresti congratularti con il mio miglior Pegasus, Fluttershy! Voglio un urrà per Fluttershy! 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 Fluttershy, volare sei! Cara Princess Celestia, a volte si pensa che ciò che si ha da offrire non possa fare la differenza, ma oggi ho imparato che tutti possono dare il loro contributo, ognuno per quello che riesce. Basta stare a testa alta, fare del proprio meglio e credere in se stessi. E poi tutto può accadere!